volo verso Roma, con la Mongolia e la Grande Muraglia alle spalle, non poteva che essere la Cina il tema obbligato per la conferenza stampa ad alta quota. Papa Francesco, dopo il gesto a sorpresa nella Steppe Arena, il messaggio al popolo cinese, chiarisce lo stato dei rapporti tra Pechino e Santa Sede, mentre conferma la missione del cardinale Matteo Zuppi, che dopo Mosca, Kiev e Washington dovrebbe toccare proprio la capitale della potenza asiatica. Credo che dobbiamo andare più avanti nell'aspetto religioso per capirci più, che i cittadini cinesi non pensino che la Chiesa non accetta la propria cultura, i propri valori e che la Chiesa dipende da un'altra potenza. Uno sguardo ampio sull'Asia, la Mongolia appena visitata, di cui apprezza quella che chiama la mistica del terzo vicino, la disposizione a cercare interlocutori altri rispetto agli ingombranti Russia e Cina, e poi Vietnam, con cui i rapporti diplomatici migliorano grazie al reciproco rispetto e ad una positiva fiducia. Per la visita di un pontefice nel paese bisognerà aspettare Giovanni XXIII, scherza anche perché, confida, l'età e gli acciacchi rendono l'organizzazione dei viaggi sempre più complicata. Io dico la verità, per me fare un viaggio adesso è molto, non è tanto facile come all'inizio, no? Sulle reazioni all'elogio della madre Russia durante l'incontro con i giovani cattolici di Mosca, parole che hanno irritato l'Ucraina scatenando polemiche, spiega che voleva invitare a farsi carico della propria eredità, la grande Russia intesa non in senso geografico ma culturale. Nel campo delle lettere, nel campo della musica, che fino ad arrivare a un Dostoevskij che oggi ci parla di un umanesimo maturo, si è fatto carico di questo umanesimo che si è sviluppato nell'arte e nella letteratura. Nessuna esaltazione dell'imperialismo russo né tantomeno un avallo delle politiche di Putin. Bisogna distinguere tra la cultura di un popolo e l'ideologia distillata. Problema anche della Chiesa, ammette, che sta per vivere il sinodo. Il 4 ottobre, nel giorno di San Francesco, l'uscita della seconda parte della Laudato Si. Poi la battuta finale sulle periferie italiane, scenario di drammatici episodi di cronaca. Dobbiamo interloquire con le periferie. E i governi devono fare la giustizia sociale, vera.